Un calendario che scandisce i mesi che passano con i proverbi e le citazioni della tradizione contadina. È la sorridente strenna di Natale della CIA, la Confederazione Agricoltori Italiani di Alessandria, i cui vertici, in occasione del bilancio di annata 2023, hanno sottolineato la tenacia di un comparto che convive ormai quotidianamente con le emergenze, ma non si arrende. Meno quintali perché il meteo, non ci sono più le mezze stagioni, ma neanche più quelle intere, ci danno affidamento, quindi un po' dappertutto abbiamo avuto problemi, è il gelo, è il troppo caldo, è il troppo secco, è la mancanza di acqua, quindi questo ha portato un po' in tutte le produzioni a produrre meno, un prodotto di buona qualità ma inferiore in quintali, con dei prezzi non sempre remunerativi e che non hanno tenuto conto del fatto che abbiamo appunto speso molto di più perché i mezzi di produzione erano più costosi, gasolio, concimi, mezzi tecnici, fitofarmaci sono stati più costosi rispetto ad altre annate e questo quindi ha portato a chiudere dei bilanci non sempre particolarmente positivi. Tra le tante battaglie condotte da CIA in quest'ultimo anno, quella relativa alla battaglia del grano per tutelare ovviamente chi produce e per tutelare anche il consumatore finale. Sì, è stata una battaglia che purtroppo non ha portato a risultato adeguato per la risoluzione di questo problema qua. E battaglia del grano e battaglia dei prezzi perché non possiamo comunque continuare a seminare una provincia cerealicola la più grande d'Italia o per superficie o per quintalaggio a seconda degli anni, continuare a subire questa ingiustizia dei prezzi. Prezzi non controllati e con una proposta a livello nazionale che prevede una doppia contrattazione. Il nostro grano non può essere equiparato a un prezzo mondiale, a situazioni economiche e finanziarie gestite a Chicago, ma neanche a Milano e paga pegno sempre il nostro imprenditore. Presidente, rendere l'agricoltura più attrattiva per i giovani è possibile? Ci sono misure per farlo? È possibile, è partito adesso nel nuovo piano di sviluppo rurale 2023-2027 l'insediamento giovani, il bando che chiuderà a marzo, i nostri uffici sono a disposizione, bisogna parlare con questi giovani che vogliono insediarsi in agricoltura e dare un messaggio positivo. Le aziende ovviamente devono essere aziende che lavorano sul mercato globale, non più solo provinciale o regionale, però questo può essere una spinta importante.